La Val di Cornia, torrenti e boschi da cui ricavare legname e carbone, le colline ricche di metalli e appena al di là del mare il ferro dell'isola d'Elba che i greci chiamavano Italia, la fumosa, proprio per i fumi prodotti dall'incessante attività dei forni di riduzione. Il destino di questo territorio è stato il ferro, un filo rosso che ha legato per secoli la storia di questa terra. Populonia, unica città etrusca affacciata sul mare, è stato il luogo ideale per sfruttare queste ricchezze straordinarie. La Populonia etrusca fondò la sua ricchezza economica sulla lavorazione del minerale di ferro proveniente dall'isola d'Elba, trasportato via mare sulla terraferma sulla spiaggia di Baratti per essere poi lavorato. E non è un caso che le necropoli che oggi si possono visitare all'interno del parco archeologico, la necropoli di San Cerbone e del Podere Casone, sono state trovate proprio al di sotto di una coltre di scorie che si erano depositate anticamente durante le fasi di lavorazione del ferro. Queste scorie, è stata fatta una stima durante il Novecento, nel periodo in cui furono recuperate per un'ulteriore produzione di ferro, e si stima una quantità di circa 4 milioni e mezzo di scorie che sulla base di una serie di calcoli ovviamente ipotetici dovrebbero aver portato alla produzione di 3 milioni di tonnellate di ferro. E questo ce la dice lunga sull'importanza di questa produzione per la storia di questo territorio. Oggi nel parco archeologico di Baratti e Populonia si ripercorre la storia degli Etruschi con le sue necropoli, le cave di quartieri industriali. Nella necropoli di San Cerbone spicca tra le altre la monumentale tomba dei carri con i suoi quasi 30 metri di diametro. Gli antichi corredi ritrovati nelle tombe sono esposti a Piombino al Museo Archeologico del Territorio di Populonia. A Populonia si lavoravano, oltre al minerale di ferro dell'Elba, anche minerali di rame, piombo, argentifero e stagno estratti dalle colline del Campigliese. Il lavoro minerario degli Etruschi è oggi ripercorribile nelle miniere del Parco Archeominerario di San Silvestro a Campiglia Marittima. In queste miniere gli Etruschi scavavano pozzi e cunicoli per inseguire i filoni di minerale. E ancora oggi la spiaggia di Baratti ha un colore antracite e brilla quando è colpita dai raggi del sole e ci ricorda la storia di un popolo antico dedito alla lavorazione dei minerali.